Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Vanessa TV, naturalmente su un nuovo gioco. Bene ragazzi, oggi il 19 è uscito Yu-Gi-Oh! Master 2 e volevo provarlo insieme a voi. Quindi tenetevi pronti, allacciate le cinture e iniziamo assolutamente questo gioco, perché sono molto molto curioso di vedere che cosa succederà in questo nuovo gioco di Yu-Gi-Oh! Allora, inizia una nuova partita, sì. Ok, paese generatore Italia. Vabbè, accetta. Sì. Ho confermato. Ok. Non ho mai letto il manga, già ho letto il manga e guardato la serie, assolutamente sì. Uno detto, ritieni la sua applicazione. Oh, hai mai giocato al gioco ufficiale di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili? Sì, ci gioco ancora, ho partecipato a un torneo e ci ho giocato in passato. Ho giocato in passato. Hai mai sentito parlare dell'app Yu-Gi-Oh! Duel Links? Ho partecipato in passato, ne ho sentito parlare. Sì, ci partecipo ancora, fatto. Ok. Attenzione ragazzi. Ti diamo il benvenuto in Yu-Gi-Oh! Master Duel. Diventa il duellante migliore del mondo. Impariamo le basi di Yu-Gi-Oh! Master Duel, vai. Vai col tutorial. Allenamento, vai. No, giochiamo. Impara a giocare Master 2. Più impara a evocare mostre e usare carte magia. Sì, facciamo questa rispolverata del gioco. Poi penso che potremmo anche farci una serie, vediamo. Non so, sarebbe interessante. Da un po' che non gioco a Yu-Gi-Oh! In effetti. Duel. Azzera i life points dell'avversario. E fin qua, ok. Stand by fase, non in fase. Ok. Allora, questo qui è 1500. Vediamo un secondo intanto. Sì, no, boh. Fammi un secondo a vedere. Mi fai vedere la... Non me la fa vedere, ok. Posso vedere il... Ok. Una sottospecie che, ci trova nello spazio... che si trova nello spazio elettronico. Ci sono poche informazioni su di esso. Allora, 1500. Invece il nostro... 1800. La battaglia con la mextruosità sembra non avere mai fine. Persino quando la foresta è stata invasa dagli insetti meccatronici. Non si è mai tirato indietro e ha ispirato agli altri difensori intorno a lui. Ok, evocazione. Perché ragazzi? Perché naturalmente è 1800, quindi è superiore a lui di danno. Ok, lo so. Assolutamente sì. Proviamo ad attaccare. Battle fase. Anche perché qua non ci sono carte né strane o altro, quindi ci sta benissimo. Cioè strane intendo naturalmente. Wow. Seccato male. Questo qui lo sappiamo. Ok. E naturalmente qua dobbiamo chiudere la fase. Adesso tocca a lui. Vediamo che cosa trova. Normalmente abbiamo comunque più carte in mano. Adesso sto solo facendo vedere come funziona il gioco. Ok. Se ci arrivasse una carta magia sarebbe ottimo. E infatti. Allora. Distruggi. Sì, lo so, lo so. Distruggi un mostro scoperto contratto al tuo avversario con il difesa più alto. Con il difesa più alto. In caso di parità scegli tu. Ok. Attivazione di un effetto. È l'unica che poteva essere quello lì. Ok. Poi. Dovevo togliere i suggerimenti, quello sì. Perché. Adesso si può attaccare direttamente l'avversario. E l'abbiamo vinto. Perfetto, semplice. Victory. Ok. Vabbè, questi qua li faccio perché secondo me mi darà qualcosa, sicuramente. Infatti, una gemma di valore dei riflessi stupefacenti. Puoi utilizzare queste gemme per acquistare busto accessori nel negozio. Vedete, infatti, perché conviene farlo. Allenamento, vai. Secondo allenamento. Impara a giocare... Ok, qui impara a usare carte trappola e carte speciali. Cattiva gli effetti nel cimitero, vai. Comunque è bellissimo sta scena così, mi piace un botto. Ok, allora. Va bene, aggiungeremo gli HP dell'avversario. Allora, sicuramente... Sì. Ok, fammi via una carta trappola. Fammi intanto vedere cosa c'è scritto. Scegli come avversario un mostro scoperto che controlli. Esso guadagna 400 di attacco fino alla fine di questo turno.
Durante il tuo turno, eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Puoi scegliere come bersaglio un mostro scoperto che controlli, quel bersaglio guadagna. Minchia! Fino a 800 attack power fino alla fine di questo turno. Assolutamente sì. Lo so. Si possono usare dopo. Evochiamo un mostro, ok, sì. Che è quello di prima. Vai. Sì, quando, essendo al primo turno non posso combattere, ok. Devo per forza aspettare l'altro. Tra l'altro le carte trappola sono veramente bastarde quando le usi. 1009, state a vedere, eh? Assolutamente sì. Vuoi attivare effetto? Sì, attivazione di un effetto. Conferma. Ciccio, ti sei fatto un po' male, eh? Draw phase. Altra. Cavaliere Lama. Allora. Puoi attivare alcune carte del tuo cimitero per utilizzare un effetto speciale. Attiva successore di abilità nel tuo cimitero, che è quello di prima. Attivazione di un effetto. Selezionare. E ovvio che lo mettiamo su questo. Poi. Sì, lo so. Evochiamo un altro mostro. Guadagna 400 attack power mentre una carta o meno della, una carta o meno nella tua mano. Se non controlli nessun altro mostro, gli effetti dei mostri scoperti e distruggi il bersaglio con questa carta sono annullati. Vabbè. Wow. Assolutamente sì, proviamo ad attaccare, facciamogli il culo. Madonna. Madonna, ragazzi. Ma con tutte e due, che con uno? Tutte e due, cacchio. Ciao, Cece. Che figata. Certo che a livello di spettacolarità è spettacolo, ragazzi, è il gioco. Mamma mia. Ok, vai. Obiettivo. Deck iniziale. Prova a duellare con questo deck, è pieno di carte facili da usare. Usa magia, sincro. Evocazione, evocazione Xyz ed evocazione tramite Link con i versari più impegnativi. Obiettivo. Cos'è l'obiettivo? Mettiamo in pratica il duello, ciò che abbiamo imparato negli ultimi due capitoli. Per questo duello ciascun giocatore inizierà con 4000 LP. A 0 gli LP dell'avversario vinci il duello. Ok. Vai ragazzi. Vediamo il vostro avanzo se si ricorda come si gioca a Yu-Gi-Oh. Ok. Ora ricorda tutto quello che hai imparato finora e rivendica quella prossima vittoria da solo. Ok. Ah, sono io alla prima fase? Sì, a quanto pare sì. Ah, 1600, 1800. Ok. Tutti i mostri che controlli guadagnano 300 HP solamente durante il tuo turno. Tutti i mostri che controlli guadagnano 300... Ok. Scegli come avversario un magia trappola controllata dal tuo avversario. Ok. Allora, tanto questa così. Vai così. E vai così. Ah no, aspetta, questa qui è una magia terrena, però non ci ho fatto caso. Ok. E farei così anche. Vai. Tanto non posso fare altro, quindi end. 1008, va bene. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Vai. Distruggiamo subito la carta magia. Quella che distruggerebbe una carta magia, invece l'ho distrutta io. Perfetto. Ok. Ok. C'ha le carte di Yugi. Caspita. Rimuovi trappola? Non ce l'ho, rimuovi trappola. Ok. Quella carta lì mi sa un po' di... Allora, facciamo una cosa a forma, aspettate. Se qui non mi ricordo più che cos'è. Ok, sì. Vai così. Questa? Evocazione speciale. Difensore del labirinto. Ah, ok. Altrimenti che cosa c'è? Ah, te le possono far vedere qua, ok. C'è
C'è solamente questo qui. Due mostri normali, un mostro con effetto 500 di attacco. Inoltre tutti i mostri con effetto controllati dal tuo avversario perdono 500 di attacco. No, no, no. Ok, sì, lasciamo così. E questo non posso giocarlo, quindi va bene. E... what? Cosa vuole che facciamo? Se no, volevo solo se... ok. Devo per forza evocarlo, questo qua, quindi volete dirmi? No, aspetta. Ah, ok, annulla. Ok. No. Va in battle. Però vado con questo prima. Ok, funziona. Aspettavo fosse una di quelle carte che prendeva danno, ma no, ok. End phase. Vediamo. Oh, ok. Vediamo un po'. Offri come tributo un mostro. Puoi scegliere come bersaglio una carta controllata dal tuo avversario e distruggila. Oh, questo è interessante come cosa. Questo qua cos'era più? Sì, facciamo questo. Ok. Ragazzi, c'è poco da dire. Battle. Vai. Wow, ragazzi. Che massacrata. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che massacrata. Livello 2. Oh, yes. Completata. Una gemma di valore dei riflessi. Ok. Gate clear. Ci sono così tante carte duellanti pronti per essere scoperti. Cioè, cerco di capire io l'accesso c'è sia PvE che PvP, quindi sia storia che multiplayer di combattimento. Questo vorrei capirlo. Prendi il tuo nuovo deck e avventurati nel vasto mondo del duello. Ok. Scegli il tuo deck. Potere del drago. Sincro dell'unità. Generazione Link. Vai, potere del drago. Va bene. Seleziona. Aspetta, ah, possiamo vedere anche gli altri. Aspettate. Ok. Altrimenti l'altro. Caspita. Comando di avvio. Ah. Questo è bello Stream Link, però. Ragazzi. Il drago bianco, occhi blu, perché no? Dai. Copia i miei deck completato. Inserisci il nome del giocatore. Van Helsing TV. Ah, non me lo fa mettere. Van Helsing, allora. Ok. Mizzica. Ragazzi, abbiamo scaricato il 100% del gioco. Minchia, è stata lunga. Ok, start. Vediamo come ce lo propongono. Ok. Funziona pagina iniziale. Questa funzionalità ti permette di goderti duelli al massimo. Duel, combatti contro duelli in tutto il mondo. Puoi anche modificarlo e duellare secondo regole diverse. Deck, controlla il tuo deck e sistemali come preferisci. Solo, esercita le strategie o leggi storie delle carte. Shop, ottieni nuove carte acquistabili, boost, eccetera. Allora, per cercare l'uscita del gioco non perderti. Dai subito un'occhiata al nostro esclusivo pacchetto di gemme nella pagina acquisto delle gemme. Ogni giocatore può acquistare fino a 3. Questo che ti ho offerto? Ok, acquista gemme. Vediamo. Immaginavo che fossero a pagamento, ma ci giocavo i coglioni. Cara Konami. Ok, shop intanto, vediamo un pochettino se ci sono cose interessanti. No, adesso. Aspettate. Ok, ragazzi, ho completato anche il questionario, così non mi danno più punti. Ok, perfetto.
Allora, ora mi fai andare in uno shop? Grazie. Ah, voglio vedere un pochettino uno shop che cosa c'è intanto. Sì, ho capito. Ok. Allora, intanto qua possiamo per forza fedeli. Sveglio di leggende, busta master. Allora, busta fedele. Dispensare se vuoi mettere le mani su carte forti e facili da usare. Carte di potenti archetipi. Occhi blu, rottami, polvere di stelle, codificatori, trasmettitori, rinforza il tuo deck. Una busta piena di carte che aspettano di costruire nuove leggende. Incontri del fato, planeti più forte. Struttura deck, mago del pendulum, riscatta universo, 3 volte rimanenti. Accessori, fioricottura, viverna. Ah, questi qua sono mago nero, bello. Speciale, pass del duello. Numero massimo 1 per giocatore. Ok. Pacchetto di offerta. Seta giudizio. C-Booster Master. Ah, ok. Vabbè, questi qua poi li vediamo. Possiamo anche vedere poi eventualmente di spacchettare in un secondo momento. Set fioritura di cedro e gioiosa primavera. Questi qui mi ispiravano molto di cose, sono sincero. Però prima volevo vedere un secondo. Oh, questo qui è bellissimo il terreno, cazzo. Questo è veramente bello di terreno. Quello è veramente bello di terreno. Quasi quasi lo prenderei anche, però vediamo poi. Allora, facciamo intanto una partita in duel. Così andiamo a vederci intanto una partita sfidante contro qualcuno. Ok, sì, vabbè, è il solito. Allora, facciamo una partita standard. Tra i pre-standard. Vabbè. Come ho già partito, lista dei premi. Lista dei premi. Ok, deck iniziale. Usiamo quella di prima. Giusto? Cambia deck, vediamo cosa mi dà. Potere del drago. Usiamo questo qua, dai. Seleziona deck, ok. Proviamo a vedere questo qui come va. Duel. Giusto da farvi vedere una partita. Ok, un combattimento che voglio vedere un pochettino. Ma adesso incontro Axe dal Baskra. Ok. Scegli se iniziare o passare. Passa. Non ama iniziare per primo. Tu sei passa. Ok, io sono passa. Attenzione. Ok. Iniziamo subito. Wow, ci sono anche. Che carini che sono sti affarini qua. Allora, vediamo un po' che cos'è un Dragavido. Cosa ha messo lui? Intanto, manda ci sta pescando. Ehi, non ho ancora neanche visto che cazzo fa. Fermo. Salamandra lì. Cos'è questo qua intermedio? Un mostro cyberseso di livello 4 inferiore. Se questa carta viene evocata, Link, puoi aggiungere un santuario da salamagna sul tuo deck della tua mano. Se una più carta salamagna controlli stan. Se una più carta salamagna che controlli stanno per essere distrutte in battaglia. Fatti una carta, puoi invece bandire questa carta sul cimitero. Potete. Oh, vabbè. Ok, adesso vediamo. Allora, intanto vediamo un attimino. Scegli un mostro come bersaglio. Scegli come bersaglio un mostro normale drago del tuo cimitero. Evoca specialmente quel bersaglio, puoi attivare solo un pianto d'argento per turno. No, mettiamo qua. Vediamo questo. Il nome di questa carta viene sempre considerato come polimerizzazione. Evoca tramite fusione un mostro fusione del tuo deck extra deck, utilizzando mostri che controlli come materiale da fusione. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Ok. E poi invece qua. È attaccata. Ok. Proviamo subito questa. Dai. Va bene, batter fase. Lo so, ho fatto un po' una mezza cagatina, però vediamo. Comunque questa carta qua è interessante. Vediamo lui.
Vediamo lui che cosa fa. Un'altra carta. Cazzo, carte... Tre carte trappole magia. Bene. Ok, vediamo un po'. Ah, intanto spostiamo questo in posizione d'attacco, sicuro. Durante una battaglia tra questa carta attaccante e un'altra posizione di difesa, e cui difesa è inferiore all'attacco di questa carta, c'è differenza come danno? Ok, no. Io farei questo qua anche. E andrei in battle fase, sperando che... Prima faccio attaccare lui, però. Ok, no, invece va bene. Wow. Ma aspettavo che si facesse colpire due volte il tipo. Pensavo fossero delle carte magia o trappola. Bel colpaccio questo. Vediamo un po'. 1007. Cosa fa sta qua? Se questa carta viene evocata normalmente speciale, puoi aggiungere un mostro cyberso di livello 3 inferiore nel tuo deck, alla tua mano. Ok, vabbè, niente di particolare. Se la manda di nuovo qua. Ok. Però non può attaccare niente, perché è solo 500 di danno. A meno che non potenzia qualcosa con quello. Ok, potenzia. Cosa fa questa? Sono due mosse salamandra nel tuo cimitero, secondo me. Se questa carta è posizionata viene distrutta. Ok. Ok. Vediamo. Sto a fare, non capisco cosa sia. Ok, 600. Va bene. Se questa carta viene aggiunta... Ecco, ho fatto un'evocazione speciale, porco due. 1008. Ok. Sì, Ciccio, stai facendo un po' troppe cosine, però. Calmati un attimo. Ok. Continua a far cose. Ce la facciamo? Un altro, perfetto. Sto pensando. Due? Cazzo! Cazzo dir poco. Poi... Ma scusatemi, quanti caspita di affari può fare? Vorrei capire io. Queste carte qua sono nuove. Non le conosco ancora bene, cazzarola. Un'altra evocazione, ancora? Sì, ma ciccio. Cioè... Vabbè. Ok. Wow, ma mi toglie la carta? Togli una carta? Mazzo. Mi fanno il culo, mi fanno adesso. Bene, perfetto. Perfettissimo. Dai, fammi danno. Anzi, no, non mi fai danno, ciccio. Ce la facciamo? Madonna, quanto è lento sto tipo. Ok. Devo pensare ad una carta che mi dia un po' più di danno. Cosa fa questa? Aspettate, vediamo.
Oh, questo non sarebbe male. Peccato che non posso ancora evocarlo. Allora, ecco di tiro da 7. Durante la tenuta questa carta attaccante è un mostro in posizione di difesa e quindi difesa inferiore all'attacco di questa carta. Infligge che hanno per forza devo far così. Non posso fare altrimenti. Non posso fare altrimenti, siamo proprio una merda, ragazzi. Meno che non mi arriva una carta che mi cambia qualcosa. Ma anche questo 2003 non ci voleva proprio. Ma proprio per un cazzo ci voleva col 2003. 2007 adesso me ne fa dei danni, però porca merda. Purtroppo io queste carte nuove non le conosco. Dovrò metterti proprio in cosa che potresti combattere tecnicamente contro giocatori con le tue stesse carte, più o meno. Sì, vabbè. Vuoi evocare ancora qualcuno? Non lo so, dimmi città. E niente, non riesco più a far cose. Ok. Un altro ancora. Robo. Ma sì, tranquillo, fai tutto, tanto sono già morto, tranquillo. Non c'è problema. Però un po' più veloce, ciccio, un pelino più veloce potresti esserlo, giusto non per cattiveria, ma ci stiamo già scartavetrando il belin. Sì, queste carte qua sono deleterie. Non sapevo avessero messo delle carte così bastardine. Un po' tanto bastardine, anche direi. Tanto sto qua continua a far così e evoca in continuazione gente alla fine. È giusto. Vedi? Continua a fare evocazioni in continuazione. Non ci puoi fare niente, non ci puoi fare. Ha vinto. Cioè. A meno che non fai qualcosa di particolare, ha vinto. Peccato, guarda, mi dispiace che non. Sapevo così, prendevo un mazzo diverso, magari. Cioè, dovrebbero farti andare però contro persone proprio veramente facili che cioè, che combatti, ma te la giochi almeno. Così non te la giochi neanche. Continua a mettere su personaggi. Cioè, boh. Penso sia proprio dovuto dal mazzo che ha, suppongo. Che continua a far così. Cosa vuoi fare adesso con la mia carta? Che ho visto che ha toccato la mia carta. Ah, perfetto, ok. Però non mi batti ancora, Ciccio, perché non hai abbastanza ancora i punti. Sono 2003-2003. Sono 4006. No, invece mi batte. Invece mi batte il bastardo. Mi batte. No, non mi batte. Invece no, non mi batte. Sì, ma tanto. Cioè, posso anche. Cioè. Ha vinto, non è che. Non è che adesso mi arriva la carta del millennio. Appunto. Non arriverà mai la carta del millennio. Sarebbe bello però, eh. Però non siamo. Nel cartone non mi chiamo Yugi Muto. Dai, hai vinto. Su, forza, ciccio. Mando un mostro Salamagna. Su Salamagna, vabbè. Non cambiava niente, ma avresti comunque battuto. Non è che cambiava la situazione. Mi hai voluto umiliare, va bene? Tranquilli. Ragazzi, mi hanno umiliato, non ci posso fare niente. Però dai, ho già visto che comunque queste qua ci sono carte anche molto particolari, ragazzi, quindi ci sta, ci sta. Devo imparare un pochettino anche a confrontarmi contro questo tipo di carte, diciamo.
Rookie Tier 1. Ho preso anche altre gemme, eccetera, che non guasta. Ok, va bene, ragazzuoli. Allora, ma uno spacchettamento però volevo farlo. Missioni, vediamo un po' che missioni ci sono. Missione a tempo limitato. Ah, ok, qualcosa ho già fatto, in realtà. Ah, queste qui saranno tipo quelle classiche del giorno. Missioni senza limite. Ok, ci sono varie missioni nel frattempo che puoi fare anche. Non so perché adesso me le da. Ok, zero. Notifiche. Dungeon Master. Di solito ti danno anche oggetti. Però mi sa che qua non ti dà un piffero, non ti dà. Infatti. Il negozio. Qua la presentazione del gioco. Comunque, allora, ragazzi, il gioco è molto carino, bisogna solo riuscire un pochettino a farcela più che altro, perché se in effetti mi mettono già tipo card così, diventa poi complicata la cosa. Però cerchiamo di far tutto, dai. Quello in solo devo un po' capirlo, dual pass. Ah, ricevi tutto intanto. Ok, ottimo. Dicevo, bisogna capire un secondo. Perché continua a lasciarmi il numero? Ah, non mi ha detto ok. Scopri l'entusiasmo del mondo di Yu-Gi-Oh! Vediamo un attimo. Informazione sulla modalità solista. Scopri le storie nascoste delle carte e duella con deck costruiti per sfruttare il loro potenziale. Impara a governare ogni deck e i segreti della strategia. Informazione sulla modalità solista. Quando avrai ottenuto tutti i premi di un cancello, il suo status diventerà completata. Se ci sono presi i premi rimasti, ci sarà scritto superata. Se hai ancora dei capitoli da sbloccare sul cancello, apparirà un'icona che indica i capitoli bloccati. Ah. Questa qui completata naturalmente è quella del tutorial. Strategia duello, monarca assoluto e guerriera dei sei signori elementari. Ragazzi, tanta roba, tanta roba. Ok, va bene ragazzi, allora spero vi sia piaciuto comunque il video. Ci vediamo alla prossima, sempre qua su NSN TV. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo Yu-Gi-Oh! Duel Master. Anzi, ma scusate, Master Duel. E alla prossima, mettete un mi piace, iscrivetevi alla prossima, ciao ciao ciao, e fatemi sapere se per caso volete una serie magari su Yu-Gi-Oh! Potrebbe anche starci, eh? Non mi dispiacerebbe, sono sincero. Alla prossima, ciao ciao ciao!